Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntatona dal colore di retro computing. Oggi parleremo rapidamente di Cellcom Lemon 2C contro Sinclair ZX Spectrum Plus. Andiamo con ordine. Mi ha scritto via email l'utente Grande Mazinga commentando il podcast sul 1986 Cellcom Lemon 2C e Fortran e CPM. L'utente Grande Mazinga mi ha detto che c'era anche ZX Spectrum Plus che poteva far girare CPM e Fortran, e quindi a suo dire nella retrospettiva mi ero scordato di discutere del Sinclair. Eccoci qua. Dunque, questo è il podcast di espansione sul tema del Lemon 2C inerentemente al CPM Fortran, e in questo podcast capirete perché non ho inserito il Sinclair. 1. Il Cellcom Lemon 2C, come ho già detto, era un computer prodotto in Italia dalla Cellcom. La macchina era un clone di Apple 2 Euro Plus. Compatibile Lemon 2C aveva 64K di RAM e due microprocessori, il 6502 quanto una scheda Z80 piazzata in uno slot di espansione Apple 2. Inoltre il Lemon 2C aveva una bella tastiera ergonomica dotata anche di un tasterino numerico, quanto un bel disk drive da 525 con meccanica compatibile disk 2 per Apple. Cellcom Lemon 2C era a tutti gli effetti un clone di Apple 2 Euro Plus. Differiva però da Apple 2 per il fatto che il Lemon 2C non aveva le minuscole, non aveva i tasti mela piena e mela vuota con il relativo software diagnostico e quindi un reset completamente diverso. Inoltre il Lemon 2C non aveva il connettore AUX, non aveva in ROM il buffering delle periferiche e la gestione della MMU per le espansioni, però il Cellcom 2C aveva in ROM l'Apple Soft e poteva far girare senza problemi il software per Apple 2 e per Apple 2 Euro Plus. Però il Cellcom 2C non poteva far girare il software per Apple 2 e per Apple 2C, e non poteva far girare Apple Works perché al Cellcom mancava anche il Task. Inoltre il Cellcom aveva un microprocessore 6502 mentre Apple 2 e Apple 2C avevano un 65C02. Ora, il Cellcom 2C era un'ottima macchina, molto economica, affidabile, ottima per far girare il software Apple 2 di Euro Plus, quanto il CPM del Fortran, e obiettivamente il Cellcom Lemon 2C costava la metà di un Apple 2, con 1.100.000 lire IVA inclusa, e si poteva portare a casa un Lemon 2C dotato persino di un monitor in bianco e nero in bando. MC Microcomputer nel giugno 1986 non riporta la vendita di Sinclair ZX Spectrum Plus con 128K in Italia, ma solo una versione 48K, a cui si doveva per forza aggiungere un'espansione da 80K, portando il prezzo della macchina a 269.000 lire più 235.000 lire, totale 504.000 lire a cui aggiungere l'IVA al 18%, ossia 594.720 lire per un Sinclair ZX Spectrum Plus con 128K di RAM e con uno Zilog Z80. Sinclair ZX Spectrum Plus era un home computer con 128K e quindi Zilog Z80 con un clock tra i 3.5 e 4 MHz. La macchina era molto compatta, aveva una bella tastiera ergonomica e quindi il ZX Spectrum Plus non era niente a che vedere con lo ZX Spectrum, quello praticamente con un tastierino orrendo e gommoso che assomigliava a una calcolatrice scientifica. Lo ZX Spectrum Plus, diciamo, praticamente aveva una bella tastiera ergonomica, e in un mondo in cui dominavano le interfacce a linea di comando, un utente che si approcciava al computer necessitava per forza una tastiera ergonomica, dato che al tempo non esistevano interfacce grafiche e non c'erano né mouse né touchpad né trackball. Attenzione, a dire di MC Microcomputer nel giugno 1986, lo ZX Spectrum Plus per usare il CPM necessitava di un dischetto da 525, ma Microcomputer riporta che nel 1986 solo la vendita dei microdrive. Aggiungendo il costo dei microdrive con IVA inclusa,
che un microdrive costava 439.000 lire più IVA, a cui aggiunge l'IVA 18%, ecco, si portava il prezzo della macchina con ZX Spectrum Plus con 128K ed un microdrive a 1.112.000 lire IVA inclusa, più o meno la stessa cifra di un Celcom Lemon 2C, ragione per cui io non ho considerato il Sinclair ZX Spectrum Plus nella retrospettiva del 1986 per CPM e Fortran. 1. Non sono sicuro del fatto che il CPM potesse girare su microdrive Sinclair. 2. La periferica del microdrive Sinclair era inaffidabile, quindi come il disk drive Commodore 1541. Il microdrive Sinclair si sarebbe prima o poi spaccato, avendo quindi gettato denari al vento il povero utente che l'avesse comprato. 3. È certamente vero, come dice l'utente Grande Mazinga, che comprando un Sinclair ZX Spectrum con 128K senza microdrive sarebbe speso meno di un Celcom Lemon 2C, ma dotandosi di un Sinclair ZX Spectrum non si sarebbe poi, diciamo, potuto far funzionare il CPM. Mentre il CPM è una cosa importante nell'alta retrospettiva storica. 4. È vero quanto dice l'utente Grande Mazinga, che il Sinclair ZX Spectrum c'era il Fortran e poteva girare da cassetta. Andremmo proprio in questa retrospettiva a sbirciare rapidamente il manuale del Mira Fortran su cassetta per ZX Spectrum Plus. Quindi con un registratore e una periferica, nonostante fosse molto lenta ma affidabile, ecco, si sarebbe potuto programmare in Fortran con un Sinclair ZX Spectrum senza però non avere il CPM. Investendo il doppio, con 1.100.000 lire più IVA inclusa, si sarebbe portato a casa invece un Celcom 2C, una macchina su cui far girare il CPM, programmare in Fortran e COBOL, inoltre avendo per le mani un clone di Apple II Euro Plus con la possibilità di far rullare programmi in Apple Soft Basic, programmare in ASML 6502 e far girare il vecchio software per Apple II ed Apple IIe, no, Apple II, pardon, e Apple II Euro Plus. Purtroppo il compatibile Lemon 2 Celcom non avrebbe permesso agli utenti di far girare il software per Apple II e Apple IIc quanto Apple Works, che non ci girava sul Celcom Apple Lemon 2C. Attenzione, il Fortran per quanto riguarda il Celcom Lemon 2C avrebbe potuto far girare sia l'Apple Fortran, che però era più costoso e forse avrebbe necessitato una costosa scheda Pascal, ma soprattutto il Celcom Lemon 2C, facendo girare il sistema operativo CPM, dal CPM si sarebbe potuto far rullare tutti i linguaggi, il COBOL e il Fortran, senza andare ad appoggiarsi su quello che vendeva mamma Apple per le sue macchine, dato che si sarebbe utilizzato solo esclusivamente il software diffuso su sistema operativo CPM, quindi i linguaggi studiati e ottimizzati per il sistema operativo CPM, facendo a meno praticamente delle risorse di Apple. Ora, sul CPM ricordo che questo è un sistema operativo che non fu mai utilizzato come home computing, ma fu sempre considerato un sistema operativo business computing e quindi proprio veramente poco utilizzato e poco conosciuto nel mondo home computing, il CPM. Il CPM ebbe una larga diffusione nel mondo del business computing, in particolar modo per la diffusione dei computer motorizzati dallo Zilog. Tuttavia il CPM fu rimpiazzato nel mondo business da MS-DOS, un sistema operativo per PC IBM per tutti i costruttori di PC, cloni PC di IBM, che ebbero a utilizzare appunto MS-DOS, con CPU Intel 8086, 8088, 8286, 8386, 486, Pentium, eccetera. Ecco, per questa ragione in questo podcast non andremo a esplorare il Fortran per Apple II, non andremo a esplorare il CPM per Zilog Z80, in quanto lo abbiamo già fatto nei due podcast precedenti dedicati al Fortran e COBOL per Commodore 64 e famiglia Apple II, quanto nello speciale Celcom Lemon 2C
i link lì, se volete, li trovate nella descrizione di questo file. Mira Fortran, ecco, prima nota: si vede che il Mira Fortran era veramente disponibile su cassetta. Qui sono spiegate che per caricare la prima dimostrazione del programma Primes bisognava appunto digitare load, poi premere start sulla cassetta e iniziare praticamente dalla parte 2. Quando poi il messaggio di caricamento del Fortran sarebbe arrivato, diciamo, praticamente bisognava premere il tasto X e poi fare altre cose. Quindi di conseguenza il Fortran su cassetta esisteva, e questo, diciamo, dimostrano le note di che praticamente ha perfettamente ragione l'utente Grande Mazinga quando dice che il Fortran per Sinclair ZX Spectrum Plus c'era su cassetta. Ok, Mira Software Fortran Compiler, manuale istruzioni. Questo è il compilatore Fortran per Sinclair ZX Spectrum Plus che c'era su cassetta. Il manuale di 8 pagine, possiamo andare a guardare tutto. Eccolo qua, come inserire le linee, spazio controllo, salvare, muovere blocchi di testo, compilare programmi, variabili tipi di dichiarazioni. Queste, diciamo, sono le funzioni che erano già disponibili all'interno del compilatore. Voilà. Poi abbiamo altre informazioni sull'utilizzo, come utilizzare le variabili e l'impiego all'interno della memoria, funzioni e subroutine, il contatto con input e output, scuole periferiche dal linguaggio Fortran, poi un debugging, come fare il debugging del Fortran, e poi abbiamo niente, siamo arrivati all'ottava pagina. Tutto qua. Questo è praticamente il compilatore, manualetto del piccolo compilatore che c'era per Sinclair ZX Spectrum per avere il Fortran. Quindi in buona sostanza ha ragione sicuramente l'utente Grande Mazinga quando dice che sul Sinclair ZX Spectrum Plus era possibile trovare su cassetta il compilatore Fortran, e quindi comprando uno ZX Spectrum si risparmiava parecchio rispetto all'Lemon 2C, avendoci quindi il compilatore Fortran su cassetta. Tuttavia non c'era il CPM per ZX Spectrum, perché non sono sicuro che ci fosse praticamente su microdrive, e anche se c'era su microdrive, praticamente microdrive era difettoso e si spaccava. Di conseguenza, se uno voleva il CPM e poi voleva anche il Fortran, eventualmente anche il Cobol, l'unica via di uscita, come ho già detto, era il Celcom Lemon 2C, che con la meccanica affidabile di un compatibile Apple II Europlus permetteva di far girare il CPM sulla scheda Z80 che c'aveva nell'espansione, utilizzando i dischetti in CPM. Dentro ci si trovava i linguaggi COBOL per il CPM e il Fortran per il CPM, ci serve 64k, e quindi questo bastava. Se eventualmente si voleva espandere la RAM, era possibile anche metterci, diciamo, un'espansione Apple Memory Expansion Card per Apple 2 Euro Plus, perché il Lemon 2C era un clone di Apple 2 Euro Plus. In più, sulla soluzione del Lemon 2C ci aveva anche la possibilità di programmare in Assembler 6502, e ci si trovava anche il Basic, perché il clone di Apple 2 Euro Plus, il Lemon 2C, ci aveva un apron con il praticamente Apple Soft. Purtroppo non ci si poteva far girare sopra il Celcom del Lemon 2C il software per Apple 2. Sul Celcom Apple, sul clone Apple 2 Euro Plus della Celcom Lemon 2C non ci si poteva far girare il software per Apple 2C. Sul clone di Apple 2 Euro Plus, il Celcom Lemon 2C, non ci si poteva far girare Apple Works. Ecco, questo è un po' quanto. Quindi se uno voleva il Fortran e basta, si poteva andare a acquistarsi un Sinclair ZX Spectrum Plus,
se uno voleva il CPM, poi il Cobalt e anche il Fortran, dove poteva andare a pescare nel mondo dei cloni italiani di Apple II, in particolar modo il Lemon 2C della Selcom, il B-Process. Ok, per questa puntata è tutto, un saluto a tutti, ciao, alla prossima.